oltre al posizionamento corretto in bicicletta, un altro aspetto fondamentale nel percorso di avvicinamento alla stagione agonistica è un test di soglia. Prima di fare un test di soglia è necessario sottoporsi ad una visita di idoneità agonistica. La strumentazione presa in esame è un ergometro che ci permette di acquisire il dato dal punto di vista di wattaggio. Il cardiofrequenziometro ci darà la possibilità di acquisire il dato dal punto di vista di frequenza cardiaca. Il grafico che ne consegue è una curva dove delimiteremo la frequenza di soglia anaerobica. Tutto quello che sta al di sotto è grassi, quindi il meccanismo energetico che viene attivato con una frequenza cardiaca al di sotto della soglia anaerobica è prettamente di grassi. Tutto quello che verrà attivato vicino alla soglia anaerobica, cioè la frequenza dove viene accumulato l'acido lattico, sarà strettamente legato all'utilizzo degli zuccheri. Quindi l'utilizzo dei grassi, rimanendo ben al di sotto della soglia anaerobica, ci consente di pedalare per molto tempo e per lunghe distanze. Bisogna invece fare attenzione alle uscite in gruppo, tipo gara, che possono risultare troppo impegnative per il proprio grado di preparazione. In questo caso il livello degli zuccheri e l'accumulo di acido lattico potrebbero costringerci ad una sosta forzata. Scrivetemi le vostre impressioni su paluanilife.tv. A presto! Ciao!